l'ecumenismo, la ricerca dell'unità è una cosa diversificata e complicata. Non basta risolvere, come stiamo facendo, questioni teologiche, differenze nel modo di capire, nel modo di formulare la fede. Bisogna anche imparare a vivere insieme. Siamo in un momento importante perché l'idea del Papa Francesco, per esempio, che l'ecumenismo non è solo risolvere, ma camminare insieme, pregare insieme e lavorare insieme e riscoprirci, fratelli e sorelle, in questo cammino. E in tanti nostri interlocutori ecumenici c'è una nuova speranza che facendo così andremo verso la meta di una piena comunione tra noi cristiani. Il mondo è complicato, il cristianesimo è ancora più complicato. Penso che 60 anni fa fu quasi un inizio di un viaggio insieme. C'era anche un certo ottimismo nel mondo che si è andato complicando. E basta guardare un po' com'è la situazione oggi per vedere come siamo più frammentati, più contrastati. E anche le chiese soffrono di questo. Devono nuotare in un oceano che è molto liquido e fluido. E le verità di fede non sono così chiare e sicure per la gente. Abbiamo anche una grande speranza perché più difficile diventa la missione, più ci sentiamo obbligati a stare insieme. Nessuna chiesa oggi può da sola fare l'evangelizzazione. Dobbiamo lavorare insieme, tutti sappiamo che lo dobbiamo fare, ma adesso bisogna trovare i passi che ci porteranno a farlo concretamente.